Sapori di casa mia fa una capatina in Abruzzo. Oggi andiamo a preparare il parrozzo, un dolce che è stato ideato da un pasticcere di nome Luigi che voleva praticamente dare un sapore, un gusto particolare al tradizionale pane dei pastori abruzzese. E questo parrozzo, prima preparato con la farina di grano, è andato modificandosi nel tempo. Per prepararlo serviranno 6 uova, 6 tuorli da lavorare con lo zucchero da soli, 6 albumi da montare a neve con un pizzico di sale e poi aggiungeremo del semolino per questo parrozzo, le mandorle che ho precedentemente tritato, mandorle non pelate, poi servirà dell'amaretto, importante per dare il gusto particolare del parrozzo, la buccia grattugiata di un limone, questo per il dolce, poi sarà ricoperto dal cioccolato fondente sciolto fuso con del burro. Questi gli ingredienti, andiamo con la preparazione. Iniziamo montando gli albumi a neve. Appena abbiamo montato gli albumi li teniamo da parte, con le fruste sporche non importa pulirle, andiamo a rompere le uova e a lavorarle con lo zucchero. Ricordatevi sempre di utilizzare le uova a temperatura ambiente, si lavorano meglio e reagiscono meglio alla frusta in pratica. Come vi siete accorti, in questo dolce non viene utilizzato il lievito, quindi i tuorli dovranno essere belli gonfi, spumosi, lavorati bene con lo zucchero e poi amalgamati bene con l'albume che è stato montato a neve. Frulliamo ancora un po'. E direi che il nostro composto di tuorli e zucchero è pronto. E adesso andiamo ad unire poco alla volta quelli che sono gli altri ingredienti, quindi le mandorle che abbiamo precedentemente tritato. Io le ho tritate con l'aggiunta di un po' di zucchero. Un po' di semolino. Alterno questi ingredienti e frullo con il frullatore finché il composto me lo consente, poi passo con la spatola. Mettiamo la buccia grattugiata di un limone che avete sicuramente lavato. Prima parte di semolino e poi anche l'amaretto che dà il gusto proprio del parrozzo. Beh, vi confesso che già si comincia a sentire il profumo del parrozzo, non so se vi è mai capitato di mangiarlo, magari proprio nel periodo natalizio, all'inconfondibile profumo di mandorla e di amaro. E adesso viene il bello, dobbiamo aggiungere l'albume al composto bello sodo senza smontare il tutto. L'albume poco alla volta, mi raccomando, iniziamo con poco per poi lavorare dal basso verso l'alto. Dobbiamo avere un composto morbido, quasi vellutato. Non bisogna avere fretta quando si va a procedere con l'albume da aggiungere ai composti solidi. E l'impasto del nostro parrozzo è bello e pronto. Adesso non mi resta che ungere il nostro stampo a sfera, guardate che bello, in alluminio, perfetto proprio per cucinare il nostro parrozzo. Andiamo a versare nello stampo. Ed eccoci qua, siamo pronti per infornare a 160 gradi per 50 minuti. Il nostro parrozzo è cotto dopo 50 minuti, forno a 160 gradi. Adesso non ci resta che rovesciarlo. Eila! Ma che bello! Eccolo qua! Il parrozzo, un parrozzo, no? Come potremmo definirlo ad Abruzzo, il dolce tipico natalizio, è quasi pronto, visto e considerato che dovremmo adesso andare a sciogliere
su un pentolino il burro con il cioccolato fondente. La salsa al cioccolato è prontissima, quindi cioccolato fuso, cioccolato fondente, fuso con il burro, il parrozzo è pronto e adesso non ci resta che versare sopra questa colata di tanta meraviglia. E il parrozzo abruzzese è pronto, sapori di casa mia!